Secondo me è una scarpa adatta per chi pesa abbastanza poco, quindi sotto i 75 kg sicuramente, ed è una scarpa nera e rosa con dei inserti bianchi. Non avevo mai corso con scarpe che nella soletta avessero un cuoricino, ma nemmeno con scarpe entry o comunque non lo faccio davvero frequentemente. Ma se dovessi consigliare una scarpa di questo tipo, probabilmente dal miglior rapporto qualità-prezzo, direi che queste ASICS Road Blast, anche se sono scarpe dell'anno scorso, sono davvero scarpe che hanno un perché. Non devo sicuramente ricordare la teoria di Merton delle conseguenze inaspettate, ma questa Road Blast di fatto sembra essere proprio pensata per ricordare una teoria quasi centenaria. La Road Blast, la versione economica all'interno della gamma Blast di ASICS, la Nova Blast e la Dyna Blast, tra l'altro si trova su Amazon, il posto dove comprare prodotti low cost a prezzi davvero convenienti. Vi metto qualche link qui sotto, ma non ho avuto la possibilità di interagire con ASICS per la preparazione di questa recensione e nemmeno con un front runner. Sappiate però che ho cercato di dare il meglio per raccontarvi questa scarpa. La sensazione è che le Road Blast siano state progettate come una versione più semplice ma al tempo stesso efficace, che offrono un rimbalzo reattivo, un'ottima comodità e tutto sommato una sensazione di corsa di buon livello. Non ci sono molti documenti di marketing che spiegano in quali condizioni e situazioni utilizzarle, sappiate però che vi trovate davanti a un esperto e di conseguenza cercherò di raccontarvi queste Road Blast. Partiamo comunque dalle specche, stiamo parlando di una scarpa, questa è la versione femminile, che nella versione maschile è di 247 grammi, a seconda del bilancio utilizzata, drop 10, 24 mm nel tallone, 14 mm nell'avampiede, ripeto, sto parlando della versione maschile. Il peso limitato è dovuto a una tomaia super sottile e all'intersuola che, come vedremo, è un mix dei modelli premium ed entry. La tomaia è sottile in knit che varia tra l'altro tra la versione maschile e femminile, come riportato eloquentemente dal sito. Ad ogni modo la sensazione è che l'ampiezza dell'avampiede sia abbastanza importante, nonostante il volume sia abbastanza basso, ma l'elasticità della tomaia vi consente comunque di avere una corsa davvero comoda. La linguetta delle Road Blast è leggermente imbottita, non così diversa dagli altri modelli Nova Blast e Dyna Blast. Nella versione maschile i lacci sono piatti, mentre in questa sono bicolori e diciamo relativamente tradizionali. C'è un grande logo presente su entrambi i lati della scarpa che consentono alla scarpa stessa di avere una maggiore strutturazione e quindi di avere un bloccaggio del piede ben preciso. Inoltre ci sono elementi riflettenti lungo il tallone che garantiscono una sicurezza al buio, cosa davvero secondo noi encomiabile. Il tallone è relativamente rigido e tra l'altro fornisce un buon supporto e stabilità, e questo è uno dei motivi per cui non soltanto possono correre con l'ASICS Road Blast i podisti neutri, ma anche i leggeri iperpronatori. Considerando un'altezza di 30 mm, in questo caso però parliamo delle Nova Blast, la scarpa potrebbe sembrare instabile. Con questo abbassamento a 24 mm, diciamo che questa scarpa è una delle più stabili presenti sul mercato. A livello di intersuola parliamo della stessa tecnologia delle Nova Blast, quella che secondo noi è stata la novità del 2020, ma chiaramente non è esattamente la stessa sensazione, perché la schiuma Flight Foam Blast in effetti è presente in maniera molto minore e, tornando al discorso entry, una parte di intersuola, quella dell'avampiede, è sostituita da una mescola AmpliFoam, una tecnologia leggermente più vecchia a base di EVA, che serve peraltro allo scopo e comunque mantiene basso il costo di questa scarpa. Non aspettatevi però una scarpa con un effetto trampolino, anche se, devo essere sincero, la presenza del Flight Foam nella parte posteriore, Flight Foam Blast nella parte posteriore, offre sicuramente un grande spunto per chi vuole correre velocemente, e soprattutto l'AmpliFoam per chi corre di avampiede consente alla scarpa stessa di essere più stabile
e al tempo stesso di andare davvero molto velocemente, soprattutto se riuscite a spingere di avampiede questa scarpa. La suola si estende ben oltre le estremità della scarpa, soprattutto verso la parte posteriore, il che ovviamente aggiunge una ulteriore stabilità, soprattutto per chi atterra di tallone. Nonostante sia una scarpa per podisti neutri, come ho già detto, questa scarpa potrebbe sicuramente essere utilizzata da piccoli iperpronatori, e qui parliamo di dati RunScribe, sicuramente difficili da interpretare, ma che sicuramente non mentono. Per quanto riguarda la suola, abbiamo già descritto più volte la forma, che è la stessa di Nova Blast e Dyna Blast, e anche qui siamo davanti a un paradosso. Penso che il design sia davvero ben fatto e ben sviluppato. Sappiate però che, siccome l'altezza dal suolo è più bassa, il grip fondamentalmente è ulteriormente migliorato rispetto alla versione Nova Blast, che invece, secondo me, qualche problema di stabilità ce l'aveva. In questo caso però la gomma è chiamata Solid Rubber Outsole, che comunque mostra una buona resistenza all'abrasione, e come ho già detto il grip è paradossalmente migliore proprio perché l'altezza del suolo è semplicemente più bassa. E qui torniamo al commento iniziale di Merton della teoria del 1936 delle conseguenze inaspettate. Questa scarpa, nonostante sia pensata per essere una entry level, alla fine ha una fattura, un design, una qualità sicuramente eccellente che la rende tra le migliori scarpe di questa categoria. Il designer ASICS era costretto a risparmiare sui componenti per avere una scarpa da un prezzo abbordabile, forse è stato costretto anche a ridurre l'altezza del suolo perché il corso di queste nuove intersuole fa davvero la differenza, l'abbiamo visto in altri marchi, ma così facendo ha creato sicuramente una scarpa meno rimbalzante, sicuramente una scarpa con un effetto inferiore a livello di trampolino, ma al tempo stesso ha anche realizzato una scarpa più stabile, una scarpa sicuramente più armoniosa, una scarpa che permette anche a chi ha appena iniziato davvero di comprendere e conoscere al meglio il marchio ASICS. Secondo me questa Road Blast offre davvero qualcosa che non esiste sul mercato italiano, anche perché la qualità dei materiali ASICS resta davvero ottima. E quindi non posso che consigliare questa scarpa a tutti coloro che si avvicinano al podismo, non vogliono spendere tanto, che cercano invece una scarpa neutra dal miglior rapporto qualità-prezzo. Ma la consiglio soprattutto invece a chi vuole una seconda scarpa per uscite più brillanti, perché come ho già detto, alla fine con questa scarpa si riesce davvero a correre velocemente. Tra l'altro sarebbe davvero meraviglioso se vi iscriveste al canale per non perdervi le ulteriori recensioni che saranno realizzate nei prossimi giorni. Se devo concludere la mia opinione di questa scarpa, ve la consiglio, non prendete, se siete uomini, quella coi cuoricini, ma al tempo stesso credo che abbia davvero il miglior rapporto qualità-prezzo di tutte le scarpe presenti sul mercato italiano. Ed ora lascio la possibilità a Andrea di smentirmi, l'ho incontrato qualche giorno fa quando ancora faceva abbastanza freddo alla pista di Garbagnate, vediamo cosa ci ha detto. Nel frattempo io vado a bermi un coffee, ora velocità, pista pro de podista, ci vediamo alla prossima, ciao! Buongiorno Andrea, come ti senti verso l'assideramento? Freddo. Il gatto va bene? Beh, questo lo vedremo dopo in post-produzione. Andrea, abbiamo recensito tutte le scarpe ASICS, come ti ho detto, tu mi hai anche criticato su WhatsApp che non guardi i miei stati, ma fa troppo freddo. Oggi recensiamo, infatti dovevi venire al mio studio. Forse era la scelta migliore, dovevo far ripetute in pista, ma non lo so. Potevamo farle ripetute sul tappeto. Oggi le recensiamo le Road Blast. Cosa ne pensi di queste scarpe? Ma è una scarpa molto simile alla Nova Blast, un pochino più duretta, ma dalle caratteristiche davvero simili, un po' più, tra virgolette, entry level, però non male. Secondo te a chi sono date queste scarpe? Ma sono queste qua alle donne, perché hai preso la versione da donna. Comunque sono scarpe per tutti gli atleti, diciamo, da un peso dai 70 kg in giù, facciamo abbastanza poco, quindi sotto i 75 kg sicuramente. E per quale distanza le utilizzeresti? Non lo so, io le utilizzerei per le uscite di tutti i giorni senza farmi troppi problemi, forse le utilizzerei anche per le uscite un po' più lunghe, perché essendo un pochino più durette delle Nova Blast ti danno un pochino più di stabilità. E a livello di velocità cosa ne dici?
Ma guarda, ti dirò, questa mescola che ha messo dentro ASICS adesso sul mercato non è per niente male, sono davvero reattive, quindi le posso usare anche loro fino a lavori al medio barra fartlek, variazioni di ritmo. E rispetto alle Dynablast che avevamo testato qualche settimana fa, cosa dici? Me le ricordo molto simili, al dire il vero, quelle forse erano ancora un attimino più stabili e un pochino più morbidine nel tallone. Sulle Dynablast c'è. Max, sto gelando! Invece, confrontando le varie tomaie, abbiamo visto che Nova Blast, Dynablast e Road Blast hanno tomaie abbastanza diverse. Cosa ne dici? Ma guarda, ti dirò, sembra un attimino più precisa sicuramente della Nova Blast, però ti dico, come calzata poi in generale mi sembrano simili. Sicuramente è un po' più tosta, un pochino più salda al piede. Diciamo che la Nova Blast forse è uscita come prima, è stato un po' un esperimento e diciamo che queste cose secondo me un pochino hanno migliorato i problemini che poteva avere di stabilità la Nova Blast. E quanto credi che sia la durata di questa scarpa? Ma guarda, ti dico, il battistrada si consuma abbastanza in fretta, però per il resto hanno una buona durata e sempre sopra i 700 km. Le utilizzeresti anche per corse più lunghe oppure no? Ma no, assolutamente lo utilizzerei per le corse un po' più lunghe, contate che non è una scarpa morbidissima, quindi potrebbe addormentarvi tra virgolette un po' al piede. E invece a livello di numero suggerisci lo stesso numero oppure un numero diverso? No, il numero è assolutamente lo stesso, anzi, quasi veste un attimino abbondante, quindi da valutare un attimino, quindi non so se la comprerei online, comunque rimarrei sullo stesso numero. E quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di questa scarpa? Ma i punti di forza è che è molto simile alla Nova Blast, quindi diciamo che ha sempre i suoi punti di forza, quindi comunque è leggera e reattiva. Questa è un pochino più duretta, che mi piace per le corse un pochino più lente, forse su quelle lunghe davvero ci metto un punto di domanda per addormentare un po' il piede. I punti di debolezza è che comunque a lungo andare cede un po' all'interno anche lei. E credi comunque anche che il prezzo sia un vantaggio, visto che costa sicuramente poco. Ah, quello sicuramente sì, è sempre un vantaggio. Ma quali altre scarpe assomigliano secondo te queste Road Blast? Il problema è che sono secondo me molto simili tra Nova Blast e Dynablast, quindi tra di loro sono molto simili. Sono una scarpa un po' particolare, come un po' la Pegasus, secondo me sono delle scarpe un po' a tuttofare, quindi diciamo che assomigliano molto alle Pegasus, un po' meno alle mie Rincon perché sono un pochino più durette, quindi rimarrei molto simile alle Pegasus. E invece, ultima domanda, quando testeremo le Nova Blast 2? Spero quando farà un po' più di caldo. In effetti non è stata una grande idea fare la recensione stamattina con questo vento gelido, però va bene. Ma guarda, a dire il vero, in settimana c'erano 16 gradi, ho visto, e ha detto dai, è impossibile che arrivi questo freddo. Qualcuno diceva che la neve, qua non è arrivata la neve, ma è arrivato sto freddo clamoroso. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Adesso ci riscaldiamo, facciamo un po' Un di pista. tè caldo e via. Va bene, grazie, ciao.